Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, figlia di Giusto Puccini, professore ordinario di diritto pubblico, e di Laura Morozzi, insegnante elementare, consegue la maturità classica presso il liceo ginnasio Michelangelo di Firenze e, in seguito, frequenta giurisprudenza all'università, senza però dare alcun esame. Vittoria Puccini è cugina per parte di madre di Orsola Branzi, conduttrice radiofonica nota come La Pina, e nipote acquisita di Andrea Branzi, architetto e designer. Inoltre, sempre da parte di madre, è cugina di Sofia Viscardi, youtuber e scrittrice milanese. Proprio la stessa grande attrice, durante un'intervista rilasciata a Donna Pop, ha deciso di confessare una parte del suo privato davvero dura, qualcosa che l'ha devastata toccando le corde più profonde dell'animo umano. Vittoria ha dovuto affrontare una situazione drammatica che l'ha segnata. L'attrice parla della perdita della madre quando era ancora giovanissima. Un terribile male è entrato nella sua vita e se l'è portata via. Vittoria Puccini in una confessione toccante racconta: «Mia madre è morta di cancro quando aveva 59 anni. Già allora una dottoressa amica me lo disse: fai le analisi, perché hai altri casi nell'asse ereditario, ed è aggressivo». Subito nella mente della giovane attrice si iniziano a impilare pensieri angosciosi. Così decide di seguire il saggio consiglio dell'amica medico e inizia a fare una serie di esami di controllo per scongiurare la familiarità. La stessa ricorda che quei momenti sono stati terribili. L'attesa dell'esito degli esami è estenuante. Così Vittoria prosegue nel racconto: «Sono andata. L'ho fatto anche per mia figlia. Sono state settimane interminabili e inquiete. Ero in vacanza quando mi è arrivata la telefonata». Poi l'attrice prosegue: «Buone notizie. Urlo liberatorio. La giovane aveva già dovuto attraversare un terribile lutto, e ovviamente secondo indicazioni del medico, era importante che lei stessa facesse dei controlli di prevenzione proprio vista la situazione.